Allora, per creare una videoconferenza o creare una riunione, un incontro virtuale con docenti oppure studenti, si può innanzitutto partire aprendo Google Chrome. Ora, in generale basterebbe scrivere sulla barra degli indirizzi l'indirizzo di Meet e premere invio. A questo punto siamo sulla schermata di Google Meet. In alternativa, parlo per i docenti che fanno parte del mio istituto, si può visitare il sito del nostro istituto andare su risorse e cliccare sopra alla voce di menu Google Meet. Vedete che la schermata che appare è identica. Una volta arrivati su questa schermata, possiamo innanzitutto accedere in modo da autenticarci. Utilizziamo il nostro account da docenti. Per volta che avremo inserito nome utente e password, andiamo a cliccare su Partecipa a una riunione oppure Avviala. Qui scriviamo il nome della riunione che vogliamo creare. Possiamo creare una riunione con un nome fittizio al momento. E clicchiamo su Continua. Come vediamo, Chrome ci chiede di acconsentire all'utilizzo del microfono e anche di un'eventuale webcam collegata al computer. Nel mio caso, mentre sto facendo questo tutorial, dopo aver dato il consenso a Chrome all'utilizzo del microfono e della webcam, li ho anche disattivati attraverso gli appositi pulsanti, perché non ci tenevo a farmi vedere in condizioni da quarantena dovuta al coronavirus. A questo punto la nostra riunione, è partita, possiamo partecipare. Clicchiamo su Partecipa, vediamo che appare una finestra che già da subito ci dice di invitare dei partecipanti. Come possiamo invitarli? O inviando loro questo link. Il link cambia ovviamente ogni volta in base alla riunione che si va a creare, cambia il codice finale, gli ultimi caratteri del link. Oppure possiamo andare ad aggiungerli attraverso la funzione aggiungi, che è quella che consiglio. Si clicca sul pulsante aggiungi e si scrivono le email delle persone che si vogliono invitare alla riunione. Posso ad esempio invitare anche lo studente, chiamato Asinello. A questo punto io posso inviare l'invito e attendere. Cosa accadrà? Accadrà che nella casella Gmail dello studente o dell'altro docente che ho invitato sarà arrivato l'invito per partecipare alla riunione. Quindi il docente oppure lo studente si collegherà a Gmail, può farlo andando direttamente sul sito di Gmail. Accedi. Oppure, nel caso si tratti degli studenti o dei docenti del nostro istituto, sempre dalla voce del menu Risorse si va a scegliere Gmail d'istituto. Si inserisce il proprio nome utente che corrisponde alla propria email d'istituto. Si inserisce la propria password. Ed ecco che vediamo che è arrivato un invito. Cliccandoci sopra, Andrea Argentin ti invita a partecipare a una riunione video in corso in questo momento. Si clicca su Partecipa alla riunione. Come sempre, si deve dare il consenso all'utilizzo del microfono e della webcam, se presente. Stesso discorso di prima, ora li ho disattivati entrambi prima di entrare per non dargli un'anteprima della mia mostruosa faccia durante la quarantena. Si va a cliccare su Partecipa ed ecco che si è tra i partecipanti della riunione. Cosa si può fare in questa riunione? Allora, innanzitutto la riunione è gestita dal primo partecipante che l'ha creata.
Dunque, a parte dialogare attivando il microfono e vedersi attivando la webcam, si può discutere nella chat che si trova qui, si clicca e si possono inviare messaggi. Si può condividere il proprio schermo, ovvero sia si clicca su Presenta ora. Si può scegliere di condividere lo schermo intero oppure un'unica finestra, si intende l'unica schermata magari di un programma che si vuole visualizzare, un esempio oppure una presentazione che si sta facendo. Si può andare sulle impostazioni e registrare la riunione, modificare il layout, ovvero sia come si vede la schermata. Ovviamente adesso, essendoci le webcam disattivate, non si vedono, i miei volti. Dovrei anche sdoppiarmi. Si possono attivare i sottotitoli che però mi pare siano solamente in inglese, quindi renderebbero imbarazzante la lettura. Si può andare, cosa molto importante, sulle impostazioni. Sulle impostazioni, infatti, si può scegliere il microfono che deve essere utilizzato dal computer e anche gli altoparlanti. Se per caso non doveste riuscire a farvi sentire, è probabile che qui nelle impostazioni non sia selezionato il microfono corretto. Faccio un esempio. Potreste essere collegati contemporaneamente sul vostro computer, sia con il microfono delle cuffiette Bluetooth, che anche con il microfono interno del portatile. In questo caso dovreste controllare sulle opzioni quale dei due microfoni Google Chrome deve utilizzare per far sentire la vostra voce su Meet. Su video invece potete impostare la webcam, la videocamera da utilizzare e anche scegliere, se possibile, la risoluzione minima o massima. Più alta la risoluzione, più è importante che abbiate una DSL decisamente prestante o meglio la fibra. Se non disponete della fibra DSL o di una connessione 4G, vi conviene tenere una definizione bassa. Quando avete terminato la riunione, vi basta cliccare sul simbolo del telefono rosso come per abbassare la cornetta e terminare la chiamata. Si può anche programmare una riunione che dovrà esserci tra qualche giorno, utilizzando Google Calendar. Come si fa? Allora, apriamo Google Chrome, effettuiamo l'accesso spostandoci subito su Calendar. Ora, io programmerò una riunione per oggi, tenendo conto che sono le 6:21 di domenica 29 marzo, vado a creare un evento, una riunione per oggi, ovviamente è fittizia, e la programmerò per le ore 17. Posso programmare una riunione quando voglio, in aprile, in maggio, in giugno. Per creare l'evento clicco sul giorno, posso aggiungere un titolo. Riunione fittizia. A questo punto vado a cliccare altre opzioni. Nella finestra che compare, tolgo la spunta tutto il giorno e vado a impostare l'ora esatta in cui deve cominciare la riunione e l'ora esatta in cui teoricamente la riunione dovrebbe finire. È importante l'ora esatta di partenza, non l'ora esatta della conclusione. Impostato il giorno, l'ora di inizio e l'ora di fine, si va su Aggiungi videoconferenza, si clicca, si sceglie Hangouts Meet, viene creato il link che verrà utilizzato per fare la videoconferenza. A questo punto ci si sposta su Aggiungi invitati. Premo invio. Eccolo qui.
Nel caso non sia sicuro di aver scritto correttamente un indirizzo, posso andare a rimuoverlo. Ora, questi sono gli invitati che parteciperanno alla mia riunione. Cosa posso fare ancora? Posso mettere la spunta in alcune di queste caselle. Se voglio che gli invitati possano cambiare la data della riunione o l'orario, lascio la spunta su modificare l'evento. Se non voglio, tolgo la spunta. Se non voglio che sia possibile per gli invitati invitare altre persone, magari non gradite o non previste, devo togliere la spunta a invitare altre persone. Posso lasciare la spunta su vedere l'elenco degli invitati, così gli invitati possono già sapere chi dovrebbe partecipare alla riunione che sto programmando. Altra cosa interessante è la possibilità di inserire delle notifiche. Posso anche aggiungere ulteriori notifiche e anche notifiche che arrivino via email. Fatto questo, salviamo. A questo punto Calendar ci chiede se vogliamo inviare un'email di invito agli invitati. Non diciamo ignora, non diciamo non inviare, ma diciamo invia. In questo modo agli indirizzi Gmail d'istituto delle persone che abbiamo invitato arriverà una notifica. Se noi ora col nostro account andremo a vedere Google Meet, vedremo che viene già riportata e segnalata la riunione fittizia che è in programma per oggi e che ho creato prima. Cosa c'è da dire? Google Meet fa vedere solamente le riunioni in questa schermata che sono previste per la giornata. Non mi farà mai vedere delle riunioni che sono previste tra 2 giorni, tra 3 giorni, dopodomani e via discorrendo. Andiamo invece a vedere come si accetta un invito. Gli invitati ovviamente devono controllare la loro email. Ecco che è arrivato l'invito per la riunione fittizia che ho creato. L'invitato dovrà semplicemente cliccarci sopra. Una volta che avrà aperto l'email, gli basterà dire sì per poter aggiungere questa riunione fittizia al suo calendario. Se volesse collegarsi alla riunione il giorno preciso dell'evento arrangiandosi da sé, gli basta cliccare sul link contenuto qui sotto ed ecco che potrebbe entrare, seguendo i passaggi mostrati anche nello scorso filmato, nella riunione. Ecco fatto, adesso siamo entrati in due. Per terminare la riunione, come prima avevo spiegato, si chiude la videochiamata e poi si esce.